Bentrovati, cari web amici. Il mio nome è Pape Satan, il diabolico Pape Satan. Ed è oggi mio grande onore e privilegio, concessomi da I Miti del Tubo di Ilario Gobbi, parlare di questo progetto che sono certo potrà interessarci. La principessa è in un altro castello. È una simpatica webserie realizzata dalla piccola casa di produzione milanese Drankenotters. Non si deve essere un nerd di livello tanto avanzato per capire che il titolo omaggia il funghetto Todd di Super Mario Bros., sempre pronto ad abbattere le speranze del baffuto idraulico di avere finalmente liberato la regale fanciulla. A capo di Drankenotters, Luca Di Martino e Milka Marcelo, appassionati di retro gaming e dell'immaginario collettivo che li circonda, che hanno deciso di omaggiare il genere con una serie del tutto originale e 100% made in Italy. La serie, del tutto autoprodotta, è composta al momento da una prima stagione di 8 videoclip di circa 5 minuti ognuno, visionabili per intero sul canale YouTube di Drankenotters, insieme ad alcuni interessanti approfondimenti. Ma di che cosa si parla nella serie? Come si può immaginare, abbiamo una principessa rapita e un eroe pronto a salvarla. Il paladino autoincaricatosi di recuperare la principessa Goddard risponde al nome di Terry Fitzgerald e ancora non sa che il suo compito sarà molto più lungo del previsto. Il suinesco e malvagio Pape Satan, che è anche colui che vi parla, ha piazzato un consistente numero di figli naturali, acquisiti e parenti in genere a presidiare una serie di castelli. E come di consueto la monarca rapita non è mai in quello che visita il protagonista. Da notare che viene mostrato il popolatissimo albero genealogico del suino cattivone, come a dire che di castelli da esplorare, budget permettendo, ce ne sarebbero a iosa. Terry deve quindi incrementare di episodio in episodio le proprie abilità e la propria spavalderia, per superare le irte e demenziali prove che gli si parano davanti di castello in castello, di nemico in nemico sempre più assurdo, con l'aiuto persino della morte, fino a sconfiggere il maledetto porco drago. Non chiedete, guardate la serie e capirete. Ogni avversario fa uso di risorse fuori dal comune. C'è chi arruola Cyber Ninja, chi padroneggia l'arte della spada, chi ama i combattimenti in stile Street Fighter e chi si circonda di servitori zombie. Ovviamente il tutto è davvero demenziale. Abbiamo i cartoni del latte con la faccia della principessa rapita, i ninja che possono attaccare soltanto uno alla volta, i commenti audio stupidi al combattimento in stile Tekken e il cattivo Satan che si circonda di ponti ed abissi di lava e strappa la colonna vertebrale alle vittime. Vi ricorda qualcosa? Il mondo è surreale all'ennesima potenza. Benché sia tecnicamente fantasy, con tanto di immancabile pozione i cui elementi vanno ottenuti superando pallosissime quest secondarie, ci sono elementi cyberpunk mischiati ad estetica orientale ed innumerevoli strizzatine d'occhio a film e a fumetti. La webserie è girata con rimandi grafici ai videogiochi 8-bit e non solo. Strizza l'occhio a Super Mario, Legend of Zelda, Metal Gear Solid, Tekken, Final Fantasy, Ghosts and Ghosts e altri videogiochi d'epoca targati Nintendo, Sony e Sega. Gli effetti speciali, compatibilmente con il low budget, rendono bene l'atmosfera retro in un formato a metà fra il professionale e il volutamente trash, con un taglio chiaramente homemade che esorta a non prendere troppo sul serio la vicenda. Non si omaggia un gioco in particolare, quanto il genere in sé, a livello di musica, estetica, effetti speciali e coreografie. E di effetti speciali e green screen la serie fa ampio uso per creare un persistente ambiente surreale fantastico, dalle foreste alle segrete dei manieri guidati dagli interminabili membri della famiglia Satan, riuscendo ad offrire addirittura combattimenti con mostri con tecniche tra il digitale e la stop motion. La principessa in un altro castello è un lungo omaggio ai fumetti, al manga e al retro gaming.
fanciulle da salvare, combattimenti con boss di livello sempre superiore, arti marziali, acrobazie con la spada, trasformazioni di mostri e improbabili armi magiche in aiuto nei momenti più inaspettati. Ovviamente la storia è un grande pretesto per prendere in giro i cliché del genere fantasy, dalle battute stra-abusate ai colpi di scena prevedibili da un micchio. Il cast mette a disposizione competenze in fatto di scherma, acrobatica e arti marziali per dare origine a combattimenti tra il serio e il trash, e soprattutto tanta, tanta autoironia. I ragazzi di Drunken Otters ora vorrebbero dare alla luce una seconda stagione superando i limiti di mezzi tecnici che gravavano sulla prima, ma per fare ciò gli servono fondi per riprese, attrezzature ed effetti speciali. Per questo hanno avviato una campagna di crowdfunding su Indiegogo per poter sostenere il progetto. Le ricompense vanno dai semplici ringraziamenti a DVD e magliette fino a, udite udite, la possibilità di diventare protagonisti di un episodio. Se il progetto vi interessa, fate un salto sulla loro campagna e aiutateli a far diventare questo sogno realtà. Da Pape Satan, nel Castello Satan, nella Terra dei Satan, è tutto.